Ben ritrovati in questo nuovo video per AngeloRuggeri.it. Finalmente è giunto il nuovo supporto di Aukin, modello HD C49, supporto per auto, ovviamente stiamo parlando dello smartphone. Andiamo a scoprire come funziona, dato che è utilizzabile anche sulla scrivania, in questo video, subito dopo, ovviamente, la nostra sigla. E l'ampia confezione di vendita lascia spazio a quella che è la singola basetta utilizzabile sia in auto sia ovviamente anche come stand per la scrivania. Infatti permetterà, attraverso quello che è un classico aggancio a ventosa, di poter essere appoggiato su una qualsiasi superficie regolare, mentre nel momento in cui vogliamo utilizzarla nell'auto dovremo andare ad utilizzare questo inserto, appunto, che ci permetterà di poterlo attaccare in questo modo. Questa è ovviamente una parte. Nel frattempo si sono anche attaccati. Questa è una parte praticamente incollata che permetterà di poter aderire su quelle superfici che risultano essere ruvide, comunque non sono praticamente completamente lisce, e che quindi fanno difficoltà e soprattutto a lungo andare fanno entrare aria in quella che è la capsula, che una volta chiusa farà praticamente in ogni caso entrare l'aria. Per quanto riguarda l'utilizzo, anche sullo stand può essere praticamente utilizzata anche come stand su una qualsiasi scrivania. Io lo utilizzo in questo modo e abbiamo la presenza all'interno della confezione di quella che sono due calamite. La prima è questa, presente all'interno di una bustina, ve la faccio subito vedere. La prima è questa, che ci permetterà di poterla aderire sul retro dello smartphone, mentre la seconda è quella che potremo andare ad inserire, la più grande in questo caso è questa qui, potremo andarla ad inserire tra la cover e lo smartphone e non rischiamo tra l'altro di rovinare lo smartphone stesso. E in questo caso la presa è davvero davvero molto rapida, molto strong, come direbbero gli inglesi, e ci permetterà anche di poter direzionare il telefono a 360 gradi senza alcun problema, in quanto abbiamo anche una testa che vi faccio subito vedere nel momento in cui riesco a scollare quella che è la base, che risulta essere piegabile e orientabile a 360 gradi. Altra cosa buona è ovviamente che potremo andare ad abbassare in base alle prese d'aria del cruscotto dell'automobile e poter andare a modellare quindi quello che è lo stand. Altra cosa positiva che è necessario riferire è che, per quanto riguarda la ventosa, avremo la possibilità, nel caso in cui ovviamente si vada a macchiare o comunque vada ad intrattenere quella che è la polvere, questa può essere tranquillamente sciacquata sotto un rubinetto con dell'acqua corrente e ovviamente riutilizzata, rimessa sul cruscotto e ovviamente può essere nuovamente riutilizzata. Per quanto riguarda questo supporto, dove è possibile acquistarlo e ovviamente il costo di vendita, è in vendita su Amazon a 15,99 euro, è appena uscita, non ci sono ancora codici di sconto, pertanto non vi saprò dire se andrà in offerta nel corso delle prossime settimane, però sto aspettando quello che è un ipotetico nuovo stand che permetterà di avere quella morsa apri e chiudi automatica per l'auto. In ogni caso, questo risulta essere una buona alternativa sia per l'ufficio sia per la propria scrivania, per avere sempre lo smartphone a portata di mano, sia comunque per l'auto, in quanto può essere direzionato e può essere praticamente utilizzato previo acquisto di più magneti, può essere praticamente utilizzato su più smartphone contemporanei nel momento in cui magari l'auto non è di una singola persona ma viene utilizzata da più persone nel nucleo familiare. Per questa recensione è tutto, ovviamente spero che non ci siano domande, ma nel caso li abbiate potete farle qui in basso, ovviamente nella sezione dedicata ai commenti. Vi ho recensito il supporto di Aukin modello HD C49 e da qualche istante io ovviamente presente sul sito web www.angeloruggeri.it la recensione scritta di questo supporto. L'appuntamento è dunque sul prossimo, per il prossimo video per angeloruggeri.it, sempre qui su questo canale.